Ciao a tutti, chi sono gli amici dai quali è meglio stare alla larga? Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Allora, tieni presente che ci sono delle persone che si manifestano come amici, ma poi in realtà sono solamente degli opportunisti. E ve ne sono di tipologie diverse. Per qualche esempio, cioè amici che ti prendono in considerazione solo quando non hanno nessun'altra disposizione e allora si fanno vivi. Amici che cercano di farti fare delle cose che a te non vanno e cercano di convincerti a farti delle cose che a te non ti vanno di fare. Oppure persone che ogni volta che si avvicinano, dopo un po', hanno qualcosa da chiederti. Gli scrocconi, quelli che vanno a scrocco, che si fanno scroccare, scroccano passaggi in auto, scroccano la bevuta, insomma, scroccano. Ecco, sono tutte persone che sarebbe meglio, diciamo, in qualche modo allontanare. Poi ve ne sono, diciamo, di vari tipi, ad esempio le persone negative, quelle che vedono, diciamo, tutto negativo. Persone che si lamentano sempre, che fanno sempre la sirena, che si credono vittime del mondo. È bene allontanare queste persone perché ti impediscono spesso con la loro negatività di crescere, di raggiungere i tuoi obiettivi, di ottenere i tuoi risultati. E spesso sono anche persone che possono distruggerti l'autostima, anche fondamentalmente. Poi abbiamo l'altra categoria, che è quella dei manipolatori. I manipolatori sono appunto quelli che cercano di convincerti a fare cose che tu non vorresti fare, non dandoti informazione, cercando di farti vedere una parte soltanto della realtà e non tutta la realtà di quello che ti vogliono far fare. E anche questo va allontanato perché ti porterà su una strada diversa veramente da quello che è il tuo vero desiderio, da quello che è la tua vera vocazione, quella che è la cosa che tu vuoi fare. Poi, un'altra categoria sono, ad esempio, le persone che mentono, le persone che non ti danno, che ti raccontano delle cose fasulle, soprattutto anche qua, per diversi motivi, le persone che parlano male degli altri. Tieni presente che chi parla costantemente male degli altri, soprattutto quando gli altri sono assenti, in tua assenza parlerà male di te. Questo devi tenerlo presente. E poi le persone tristi, le persone che vivono sempre uno stato di tristezza, ecco, dovremmo mettere e scrivere sulla nostra casa vietato l'ingresso ai tristi. La tristezza è un virus che si contagia, insomma, che se tu i tristi, i pessimisti, sono persone che non vedono le soluzioni ai problemi, ma vedono i problemi nelle soluzioni. Ecco, quindi sono tutte situazioni che tutti amici, tra virgolette, che andrebbero lasciati. Noi per essere felici dobbiamo anche avere la forza di lasciare, non soltanto avere la forza di conquistare, ma avere la forza di lasciare le persone che non si comportano, che vanno in qualche modo a inficiare sulla nostra vita in modo negativo. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.